ringraziare l'anno scorso, lo feci, ma era una prova. Quest'anno è stata una conferma, cioè il fatto che siamo alla seconda edizione della stagione del teatrale con Pietro di autorità, quindi c'è quel RI, sicuramente il prossimo anno ci sarà un altro RI, cioè rivediamo. Perché la sensazione mia, come ho sempre avuto già dall'anno scorso, dalle prime volte e fino alle ultime, oggi lo conferma, che nonostante che sia una cosa locale, diciamo così, Paolo Benvenuti e tutto lo staff si affidano a Laura in maniera professionale molto importante, e poi il cartellone mi sembra molto pieno e molto ricco di personaggi, anche come si dice, visti nel piccolo e nel grande schermo. Però noto giorno per giorno, anche questo velocissimo, perché di sera qui non c'era niente, velocissimo allestimento, che purtroppo il teatro nostro è una bomboniera, ma va mantenuta, manutenuta, anzi, e quindi lo faremo in questo inverno, e quindi qualche volta durante anche le prove, senz'altro ci sarà dei lavoretti in corso, però saremo work in progress per cercare di renderlo agibile anche il secondo ordine nel più breve tempo possibile, già ci stiamo lavorando. Dimostra che la prima stagione è molto professionale, questo mi fa molto piacere, nonostante diciamo così, parta da una piccola realtà come la nostra, ma questo ha anche di ancora più valore, secondo me. Grazie a voi. Darei la parola a Laura Ruocco, che è la direttrice artistica della nostra stagione. Grazie a tutti, grazie. Ora faccio la seduta, perché poi abbiamo un sacco di sorprese, allora molto confidente. Un salotto. Tu dovevi vedere, il sindaco diceva, questo teatro, cioè, di cui io sono innamorata. Sotto c'è di tutto, c'è un magazzino con delle cose meravigliose, e oggi quando sono arrivata e ho visto questa cosa, io, ma è bellissimo! Perché questa è la cappottina del suggeritore che era sotto e che in realtà noi abbiamo usato per coprire il proiettore, e l'abbiamo ripulita tutta, ma questa cosa qui è, per chi fa teatro è un pezzo di storia, una cosa bellissima. E appunto, e poi è molto bello perché qua sotto ci doveva essere la testa di un uomo che sbucava dal palco, in realtà c'è un proiettore. Quindi io quando arrivo qui dico, ma questa cosa è bellissima, loro, ma sì, ma è tutta sporca, puliamo, e quindi abbiamo pulito questa cappottina del suggeritore. Vabbè, chiusa questo aneddoto, che però fa parte del sapore del teatro. Io sono molto felice di questo rivedersi, e l'anno scorso è stato un test, una prova, perché secondo me appunto vale la pena darsi da fare, mettere la propria esperienza a disposizione anche di realtà piccole ma molto preziose come Torrita e come il pubblico di Torrita, che ha dimostrato veramente un interesse, una voglia di stare assieme e di fare teatro, perché il teatro si fa qui e lì, cioè si fa col pubblico, è un dialogo. E ho coinvolto l'anno scorso degli amici, abbiamo fatto questo doppio appuntamento, quindi in realtà abbiamo avuto una media di 150 spettatori a sera, che rispetto alla, diciamo, ai numeri che avevamo visto erano una bella cosa. Quindi riproponiamo un doppio appuntamento, quello delle 19 e quello delle 21:15, e ho chiamato sempre degli amici che hanno dei lavori, innanzitutto delle persone che io stimo molto e che vengono qui anche appunto per trovarsi con voi, quindi questa è già una prerogativa secondo me importante, e poi con dei lavori che, e ci tengo a dirlo, vengono pensati per questo spazio, perché questo è uno spazio nel quale bisogna confezionare delle cose su misura, perché è uno spazio delizioso ma che ha un palco voglio dire relativamente piccolo, per quanto ha una graticcia, quindi si possono fare delle cose. E in due casi ho chiesto, adesso poi ve le presento le proposte, ho chiesto proprio di rivedere la messa in scena sulla base dello spazio che loro avranno a disposizione. Quindi comincerei subito, facciamo un'inaugurazione importante. L'anno scorso noi abbiamo aperto con uno spettacolo che è stato apprezzato moltissimo, che era lo spettacolo sul quartetto Cetra dei Pavete Linguis, e a un certo punto, siccome uno dei protagonisti non stava molto bene, non so se voi c'eravate tutti l'anno scorso, ecco, comunque per chi non, se magari c'è qualche amico che non c'era, uno dei tre protagonisti stava molto male, per cui fino all'ultimo abbiamo pensato che se, insomma, se potesse riuscire a reggere le due repliche o no,
Ed è venuto un altro nostro amico, che era il fratello di uno dei protagonisti, cioè Augusto Fornari, che è stato pronto in quinta con noi, perché se succedeva qualcosa entrava lui in scena. Questa cosa è stato un gesto bellissimo. Quando è arrivato e ha visto il teatro, ha detto: no, vabbè, ma come avete chiamato loro, dovevo esserci io. E a sorpresa per il pubblico ha fatto un'entrata e un pezzo con un monologo dell'ubriaco. Insomma, è stato un regalo bellissimo per il pubblico, assolutamente inaspettato. E allora questo mi piaceva aprire con questo legame, e quindi l'anno scorso lui è stato ospite carinamente alla nostra apertura, e quindi mi piaceva invitarlo in apertura della stagione proprio per rivedersi. E quindi apriamo con lui lo spettacolo, si intitola Amnesie di un viaggiatore senza biglietto, quindi dice già tutto. Lui è autore e regista oltre che interprete, e sono tanti, tanti brani, una miscellanea di brani in una vera prova d'attore, ovviamente con uno stile molto brillante.